In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Ci mettiamo, Signore Gesù, alla tua santa e divina presenza, all'alba di questo nuovo giorno, accingendosi anche alla lettura e alla meditazione di un nuovo capitolo del meraviglioso testo che ci sta accompagnando nella meditazione. Riconoscendoci sempre le miserie dei peccatori, invochiamo la tua misericordia, unitamente al dono dello Spirito Santo che possa farci da guida e da maestro nella meditazione. Deus meus tot corde venite me omnium eorum peccatorum et acute destro che peccando non solo pena te ius te statuta smanaitus sum se preserti in qui offendite sum non bonum et dignum qui super omnia dirigaris. Ideo firmi te propona divante grazia tua decedere me non peccatorum peccandiclo occasione proxima sfugiturum. Amen. Veni creator spiritus mentes tuorum visita impli superna grazia qui tu creasti pectora, qui dice dis paraclitus, donum Dei altissimi pons vius ignis caritas spiritualis unsio. Tu sati formis munere digitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone di tascuttura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute firma sperpedi, ostem rebellas longius, facenque dones proti, nostro dottore sic te previo, vitemus omne noxium, per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te quodriusque spiritum credamus omni tempore. Deo Padre sit gloria, Filio qui a morte, sura che si tac paraclito, in seculorum secula. Amen. Emitte spiritum tuo, crea puntur, et rena navis pace in terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo, di Suor Maria Cecilia Bai. Il libro terzo, capitolo secondo. Ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno, dopo la morte di San Giuseppe, alla partenza per il deserto. Prima parte. Solo con la madre. Dopo la morte di Giuseppe, fatte tutte le funzioni richieste dalla circostanza, restai solo con la mia diletta madre. La consolai e le parlai così: consolatevi, mia diletta madre, perché la morte del vostro sposo, Giuseppe, è stata, come già avete visto, tanto felice e preziosa al cospetto del padre mio. E giacché voi siete uniformata al divino volere, vi dico che la pena da voi sofferta alla morte di Giuseppe è una piccola parte di quel mare di dolore che voi soffrirete alla mia morte. Mi vedrete morire di ben altra morte di quella di Giuseppe. Perciò sia pure preparato il vostro cuore ai duri colpi che gli farà soffrire l'amore. Però consolatevi, perché così vuole il Padre mio, e voi sola sarete la mia compagna fedele nelle pene. Intanto questo breve tempo che ci resta di stare insieme, eccomi pronto, cara madre, ad eseguire i vostri comandi. Non fissate gli sguardi nella divinità che si trova in me, ma guardatemi come vostro vero figlio, e come tale comandatemi pure, perché io sarò sempre pronto ai vostri cenni, non volendo io operare cosa alcuna che non mi sia ordinata da voi, tranne ciò che mi ordinerà il Padre mio Celeste, di cui bene farò parte. Eccomi dunque tutto vostro. Io vi obbedirò come figlio, vi consolerò come sposo, vi provvederò come tutore, vi animerò ed aiuterò come protettore. Ed il mio Divin Padre ci guiderà sempre come suoi cari ed amati figli. Per questo breve tempo che mi resta mai vi lascerò. Ed affinché godiate della mia presenza, non mi dividerò da voi, ma ovunque andrete vi sarò compagno, finché dovrò eseguire l'ordine del Padre mio. Anche quando saremo divisi, sarà sempre unito il nostro spirito, ed il vostro cuore sarà uno specchio fedele di tutto ciò che passerà in me. Così la vostra vita sarà più in me che in voi. Ed io vi sarò sempre compagno fedele
perché non solo sentirò tutte le mie pene, ma anche quelle che voi per amore mio soffrirete. Sarà sempre ferito il mio cuore dal vostro amore. E voi sarete l'oggetto amabile dei miei pensieri. Voi sarete consolata per amore mio ed io sarò consolato per amore vostro. Essendo voi nella sofferenza per amore mio, anche io soffrirò per amore vostro. Infatti saremo uniti così fortemente che pur essendo due saremo in ciò uno solo, come è stato per il passato. Perciò consolatevi, perché sarete sempre unita al vostro oggetto amato. Udito questo, la diletta madre, ferita dal dolore per la veemenza dell'amore e uniformata tutta alla volontà del mio divin volere, si prostrò ai miei piedi e proferì queste parole: Figlio, il mio cuore è preparato a soffrire tutto ciò che gli verrà inviato dalle mani del Divin Padre. Vi prego però, amato figlio, di non abbandonarmi e farmi partecipe delle vostre pene. Veduta la mia diletta madre in tante angustie, così uniformata al volere divino, l'alzai con la mia destra ed usando tutte le finezze dell'amore la consolai e riempì di giubilo il suo cuore. Non ti meravigliare, sposa mia, se parlai in questo modo la mia diletta madre e se le ricordai ciò che doveva soffrire mentre si ritrovava afflitta per la morte di Giuseppe. Devi sapere che lei aveva un cuore ed un animo generoso, forte e costante. Alle anime grandi si chiedono grandi imprese. Così io volli far prova del coraggio della mia diletta madre, sia per arricchirla di più merito ed esercitarla in quelle pene che col tempo dovevano giungere al sommo grado, sia per servire di ammirazione a tutto il paradiso e al mondo intero. Nello stesso tempo però che parlavo ad essa, pregavo il Padre mio di darmi la forza di soffrire questo annunzio doloroso. Non mancò il mio Divin Padre. Le grazie che le partecipava avevano tutti gli effetti desiderati, perché era veramente saggia, forte e prudente. Riponeva nel suo cuore le divine grazie e qui le conservava. Perciò il Padre mio volentieri gliele donava, sapendo che le erano ben custodite e conservate e ne avrebbe riportato quel frutto che lui si aspetta nel parteciparle. Pregai il mio Divin Padre di degnarsi di consolare tutte quelle anime che sono afflitte per la perdita dei loro congiunti e dare loro la grazia sufficiente ad abbandonarsi al suo volere e alle sue divine disposizioni. Per ottenere ciò gli offrì l'uniformità mia e della mia diletta madre, che molto gradì, e mi promise di fare quanto gli avevo chiesto. La maggior parte delle creature si abbandona al dolore per l'attacco che ha a ciò che perde, ma alla fine vince la grazia, benché non manchi chi le faccia molta resistenza. Per questi pregai il Padre di volerli compatire ed usare la loro misericordia. Si mostrò favorevole nel compatirli e a dare loro maggiore grazia finché si uniformassero del tutto al suo divino volere.
Si mostrava il Padre mio molto compassionevole verso quelli che per volontà sua restano privi di coloro che amano e sono congiunti dal suo sangue. Compativa la debolezza della carne, li sostiene con pazienza nella sofferenza che con violenza li affligge e non manca in molti modi di consolarli. Dà un gran premio a quelli che, uniformati al suo volere, sacrificano a lui questo affetto e questo dolore. Perciò, nelle anime loro, molti gradi, ed accresce perciò nelle anime loro molti gradi di grazia e di amore verso di lui, col quale possono acquistarsi maggior merito e maggiore gloria. Ringraziare il Padre mio a nome di tutti i miei fratelli, specialmente per quelli che in questo mancano. E non sono pochi. Gradi tutto il Padre mio e mi mostrò di tutto e si mostrò di tutto e per tutti soddisfatto, riservando però il merito per quelli che compiranno il loro dovere. Terminato il discorso con la mia diletta madre ed ottenuto dal Padre mio quanto bramavo per i miei fratelli, recitammo le divine lodi, dopo le quali, fatte le solite offerte, pregammo. Di nuovo il Padre, la mia diletta madre nel suo ritiro ed io nel mio. Pregai il Padre mio di manifestarmi la sua volontà riguardo al modo in cui dovevo vivere con la mia diletta madre. E quantunque io già tutto sapevo, nondimeno feci questo atto di sottomissione al Padre per mostrarmi verso di lui figlio obbediente, cosa che gli fu molto gradita. Io gli rappresentavo tutto il genere umano, e non potendosi egli compiacere negli uomini, perché la maggioranza sono disubbidienti e seguono la propria volontà. Si compiaceva in me e con ciò riceveva la sottomissione per mezzo mio, che essi gli negano e ricevano anche quella gloria che gli era dovuta. Il Padre mi ordinò di fermarmi con la mia diletta madre per sua consolazione e di trattare con lei il mistero della redenzione, finché fosse giunta l'ora da lui stabilita che io andassi nel deserto. Accettai con grande umiltà e rassegnazione l'ordine del Divino Padre e mi offrii pronto ad eseguire tutto ciò che egli mi avesse ordinato. Lo pregai di manifestare la sua volontà anche alla mia diletta madre per sua maggiore consolazione, perché la stava pregando con tanto fervore. Lo fece il Padre e con luce superiore le fece intendere e capire la volontà sua, e anche lei, unita a me, la adorò, la ricevette con amore e gratitudine e ne rese grazie al Padre. Ringraziato il Padre mio di quanto si era degnato di manifestarmi, gli offrii quegli atti da me praticati a nome di tutti i miei fratelli, che egli molto gradì. Per quel gradimento e gusto che aveva ricevuto da me, lo pregai di dare a tutti la grazia di rimettersi con umiltà al suo volere, di sottomettersi volentieri a chi comanda loro in nome suo. Promisi di farlo il Padre mio e di ciò lo ringraziai anche a nome di tutti. Ma come ti ho detto più volte, restavo molto amareggiato in ciò che domandavo perché vedevo che la maggioranza dei miei fratelli avrebbe abusato di queste grazie. Tanta era la consolazione nell'ottenere dal Padre. Altrettanta era la pena nel vederle da essi trascurate e disprezzate. Laudentur Iesus et Maria. Bene, amici, oggi in questa meditazione dove, come abbiamo potuto vedere, grande protagonista è Maria Santissima. Ed anche il suo del tutto singolare rapporto unico che aveva con Gesù e lui con lei, cadde in una festa molto importante che oggi purtroppo è stata progressivamente declassata. Perché un tempo era un duplex quasi maius, cioè una festa importantissima, con gloria e credo. Prima della riforma del Missale del 62, dove già scalò a festa di terza classe e quindi niente credo, e adesso addirittura credo che sia, non mi ricordo se memoria, in questo momento memoria facoltativa, ma è un giorno molto importante perché nella,
cosiddetta festa della Madonna della Neve, il miracolo in cui Maria Santissima chiese ai grandi patrizi romani, due coniugi patrizi romani, Giovanni, la moglie, che venisse costruita questa grande basilica che sarebbe poi diventata la più grande dell'Occidente in suo onore sul Colle Esquilino, appunto ricoperto di neve esattamente in misura corrispondente al perimetro che Maria Santissima voleva avesse la sua basilica, sognato di notte, e stesso sogno avuto da Papa Tiberio, e così avvenne. È un giorno molto, molto importante, una delle ricorrenze mariane. Peraltro domani inizia anche la novena dell'Assunta, quindi con il giorno della trasfigurazione del Signore. In questo scritto possiamo contemplare tutta quanta la statura spirituale fuori del comune di Maria Santissima, provata come lui stesso ha detto da Gesù stesso attraverso un gesto che apparentemente lui stesso dice: guarda, non ti sorprendere che ho fatto questa cosa a mia madre, non ti meravigliare, perché l'ho fatta apposta per far vedere chi è colei che aveva un cuore di un animo generoso, forte e costante, ed anche per ricordare a tutti che alle anime grandi si chiedono grandi imprese. Basta leggere le vite dei santi e si capisce come la vita terrena, se vissuta ad alti livelli di santità, insomma, è abbastanza impegnativa. Non è una passeggiata, è bella, ma non è una passeggiata. Come dice il bellissimo Salmo, molte sono le prove che attendono il giusto, ma lo libera da tutti al Signore. Uno si può soffermare sulla bella notizia che lo libera da tutti al Signore e sulla meno bella notizia che molte sono le prove. Perché quando si sta sotto prova, si soffre, non poco. Comprendiamo qui anche il rapporto del tutto peculiare che avevano Gesù e Maria. Numero 1, voi sola sarete la mia compagna fedele nelle vene. Non c'è nessuno che ha fatto nei confronti di Gesù quello che ha fatto lei. Nessuno. Né in contemporanea, con il tempo della passione, e nemmeno dopo. Io sinceramente quando leggo certe cose faccio veramente fatica a trattenere la commozione, perché io lo so bene che la Madonna è proprio così. E rievocarlo, insomma, attraverso queste cose, oppure focalizzarlo nei particolari, riempie il cuore di un'ammirazione fuori del comune, come tale, come deve essere nei confronti della Regina del Cielo, di un amore immenso, di una stima straordinaria. E anche però un po' di una compassione, perché immagino un po'. A me c'è una cosa che veramente non ci posso pensare, meglio che non ci penso neanche adesso, se non facciamo il cinema in diretta, in differita, e non è che mi piace tanto, è proprio questo qui, no? È quando Gesù esce di casa per andare nel deserto. Io non ci posso pensare quello che può essere stato. Qui Gesù lo rievoca per questo breve tempo che mi resta, ma vi lascerò, no? Quindi, per questa purtroppo è la legge di questa valle di lacrime. Le prove sono tante, poi quando c'è qualcosa di bello, purtroppo c'è il cronometro, c'è. Perché qui tutto passa, tutto scorre, e purtroppo non è possibile che sia sempre domenica. Ella era perfettamente uniformata ai voli divini, per carità, quindi la Madonna non avrebbe trattenuto Gesù neanche per un istante. Però
Così del bene negli scritti di Maria Valtorta. Adesso vedremo anche il racconto che ne fa qui Suor Cecilia Bai, ci arriveremo al termine di questo capitolo. È stato un momento veramente difficile, uno strazio, non paragonabile certamente a quello del Golgota, però tanta roba. E di nuovo gli dice: in questo breve tempo che ci resta, eccomi pronto ad eseguire i vostri comandi. Non fissate lo sguardo sulla divinità, comandatemi, sarò sempre pronto ai vostri segni. E poi dice: non vi lascerò mai in questo breve tempo. E così sarà stato, senza dubbio, affinché godiate della mia presenza. E non mi dividerò da voi, dovunque andrete vi sarò compagno. Certo, fino a quando non arriverà l'ora che devo partire per il deserto, e questo si farà. E poi il bellissimo rapporto che c'è tra Gesù e Maria, questi sono gli amori soprannaturali, no? Noi generalmente, cioè generalmente le persone comuni, intendo il rapporto di Maria in chiave di madre e figlio, o anche di suddita e signore, che c'erano indubbiamente queste cose, no? Ma Gesù dice: vi dirò come figlio, vi consolerò come sposo. Il Cantico dei Cantici indubbiamente è stato ispirato e scritto perché descrive l'amore, come dire, umanamente è una cosa brutta, perché umanamente nell'accezione comune è il termine che fa scadere, però nelle manifestazioni è stato un amore sponsale anche, e non ci deve stupire. Non solo, vi provvederò come tutore e vi animerò ed aiuterò come protettore. Diciamo, come la madre che protegge il figlio, ma certo, però Gesù non è un figlio qualunque, è un qualunque, no? E tutto questo sotto lo sguardo del Divino Padre, che vivendo queste cose ci guarderà sempre come suoi cari ed amati figli. E poi gli annuncia anche quello che verrà dopo. Quando saremo divisi, il nostro spirito resterà sempre unito. Verissimo, il vostro cuore sarà uno specchio fedele di tutto ciò che passerà in me. Così la vostra vita sarà più in me che in voi. Verissimo. Ed io non solo sentirò le mie pene, ma anche tutte quelle che voi per il mio amore soffrirete. E ancora, sarà sempre ferito il mio cuore del vostro amore, e voi sarete l'oggetto amabile dei miei pensieri, dice Gesù, Cioè, questa è una meditazione un po' sui generis, perché qui non è che c'è tanto da meditare, qui queste cose vanno contemplate. Ho contemplato questa scena pensando sempre una cosa, però, che Maria Santissima, ovviamente su un altro livello, si tratta su un livello assolutamente irraggiungibile e incommensurabile, non si discute, quindi non ne facciamo questione, no? Però il Cantico dei Cantici, questo è una dottrina comune di tutti quanti i padri scrittori, descrive anzitutto l'amore tra Gesù e Maria in senso proprio perfetto, ma anche l'amore tra Gesù e la Chiesa, sua sposa, ma anche, perché la Chiesa non è una realtà astratta, è una realtà mistica, è una realtà viva, non è una struttura, non è il Vaticano la Chiesa, grazie a Dio, è qualcosa di bello, qualcosa di immenso, qualcosa di concepito nel cuore stesso di Dio. La Chiesa è il popolo degli eletti, di coloro che il Signore sarà riuscito a salvare. Questa è la Chiesa. L'umanità perduta, perché tutti sono perduti, quella parte di umanità che viene recuperata al progetto originario di Dio, che starà in paradiso, è la Chiesa. E
Io ho il dottorato in teologia, insomma, so che questa non è una definizione molto teologica, ecco, però fa capire bene chi è la comunità dei santi. Adesso la Chiesa appare storicamente, diceva Sant'Agostino, come corpus permixtum, cioè all'interno stanno i santi e i peccatori e convivono insieme e purtroppo non si possono disgiungere, come ci ricorda la parabola della zizzania. Qui tocca sopportare, ma dopo no. Io dico sempre che la Chiesa la vedremo al giorno del giudizio universale, proprio chi è la Chiesa. La conosceremo allora, tutta pura, tutta santa, tutta immacolata, senza macchia, quella è la Chiesa. Gli orrori che si vedono qui sul pianeta Terra da parte di tanti suoi figli indegni ed ingrati rimarranno, chi lo sa, forse il Signore ci farà un bel elettroshock divino, perché pure ricordarseli come incubi non è una cosa molto gradevole. Ma in ogni caso, i distruttori delinquenti, perché ci sono i delinquenti purtroppo al suo interno, assassini di anime, saranno precipitati nell'inferno dove meritano di andare se non si pentono e si convertono. Saranno oggetto di sdegno e di odio assoluto, non solo da parte di Dio, ma anche da parte degli eletti. E questo, nessuno si scandalizzi di questo, eh. Quindi questo per dire, ci siamo anche noi, c'è la Chiesa, ma c'è anche la singola anima. Non a questi livelli, certo che non a questi livelli, abbiamo scoperto l'America, insomma, no? Ma ci vuole la scienza infusa. Però questo è il rapporto che dovremmo avere con Gesù tutti. Quindi Gesù ha detto, chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre, quindi possiamo essere madre di Gesù, certo, facciamo la volontà di Dio. Siamo sposi se lo amiamo. Lui ci va da tutore, ma certamente da protettore, ma un po' dobbiamo farlo pure noi, specialmente di questi tempi, che se lo mettono tutti sotto i piedi, laici e soprattutto sacerdoti. E poi soffrire per lui. La seconda parte di questa meditazione, adesso ci andiamo un po' più rapidamente, è di grande consolazione per chi perde un familiare, un congiunto, una persona cara, che anche quella è una cartina di tornasole. È chiaro che la sofferenza c'è, non è che non c'è. Gesù e Maria hanno sofferto tantissimo per la morte di San Giuseppe. Maria e Gesù soffriranno tantissimo quando Gesù deve staccarsi per partire per la vita pubblica, e non serve neanche dirlo quanto hanno sofferto, tanto ce lo potevamo immaginare entrambi sul Calvario. Quindi questo non è argomento, la sofferenza non è argomento di discussione, bisogna vedere come uno la vive la sofferenza, però è perché la sofferenza santificata, vissuta con la fede in grazia, non è che viene tolta la sofferenza, ma è un'altra cosa, è un'altra cosa, e lì è molto importante la nostra volontà, negli atti che fa di noi la volontà di Dio e di rassegnazione. Cioè, dobbiamo, sono atti di volontà, spero che lo capiscano le persone. Cioè, anche in quel caso, il famoso principio di realtà, è morta una persona, è morta, fine, è finito, non c'è. Questa cosa non cambierà mai, sulla terra non la vedrò mai più. Fattene subito una ragione. Uno, prima, noi dobbiamo stare a pensare, magari, a rievochi, ripensi, ricordi tutto il giorno, quando c'era, quando non c'è più. Ovviamente non c'è più ai nostri sensi, questo è chiaro, no? Però non è una cosa da nulla. E dopodiché si fa un bell'atto di fede, di rassegnazione alla volontà di Dio, si fa l'unica cosa sensata che sia, cioè, se la fa in quelle circostanze, cioè moltiplicare i suffragi, perché se l'anima avesse un tempo di espiazione, quella è l'unica cosa sensata da fare. E più si fa, meglio è. E dopodiché cercare di essere santi, perché se mi salvo l'anima, essere salvato per lui, staremo eternamente felici insieme, dove non ci sarà più l'incubo e la sofferenza e l'orrore che purtroppo abbiamo vissuto in questa valle di lacrime. Non è che c'è altro da fare, non c'è, io non vedo altro, no? Non ci sono, come dire, ricette magiche. Ah, se fai questo non ci pensi più. No, è tutto il lavoro che noi facciamo
con la nostra intelligenza e con la nostra volontà, come sempre. Bellissimo anche quando Gesù dice alla Madonna che loro sono uno, pur essendo due, saremo uno solo. E questo è l'unione con Gesù, è quanto tutto ciò a cui noi dobbiamo tendere, tutte le nostre forze. Bellissimo anche quando Gesù dice che usando tutte le finezze dell'amore la consola e la riempie di giubilo. Questo va anche per noi, in maniera ovviamente proporzionata ai nostri meriti, a quanto è l'amore che noi gli diamo, a quanto è l'importanza che gli diamo, il tempo che gli diamo, gli investimenti che facciamo verso di lui. Però questo è altro spunto di meditazione. Grandi imprese si chiedono grandi anime, però queste, è come dire, provocano, chiedono grandi grazie dal cielo, e il Signore le dà. Il problema è che non dobbiamo sprecarle. E chi è che non ha sprecata manco una? Neanche una, eh? Il Padre mio volentieri gliene donava queste grazie, sapendo che le erano ben custodite e conservate, e ne avrebbe riportato quel frutto che lui si aspetta nel partecipare. Io ho fatto tante prediche, forse anche catechesi, sulle grazie sprecate, perché la grazia sprecata è una delle cose proprio che non si deve fare. Perché è proprio un delitto sprecare una grazia. Ed è un atto veramente di estrema maleducazione, scortesia, grezzaggine, proprio intollerabile, perché peraltro veramente con un getto d'onore di Dio, no? Non si può, non si deve. Già nei confronti degli esseri umani è quanto di più scortese e cafone, e su questo dobbiamo essere sempre molto molto attenti. Io ho fatto qualche predica una volta in giro, cioè, se una persona ti regala una cosa, per esempio, tu devi avere la finezza di aiutarla a Gesù. Che se un giorno, non so, la vai a trovare o ti viene a trovare, tu ti fai trovare con quella cosa messa addosso. Perché è una cosa che rende molto contento, perché è un gesto che fa apprezzare che quel regalo sia gradito. Ma anche se non si fosse gradito, lo si fa lo stesso. È doveroso. Perché è da gran cafoni non fare questo. Un mio vecchio padre spirituale, l'ho detto altre volte, che mi ha aiutato tanto in un momento difficile, in una storia tribolata in seminario, mi diceva sempre: guarda che almeno il 50, ma forse il 70% della carità fraterna sarebbe soddisfatta se si adempissero le norme della buona creanza e della buona educazione. Se ci pensiamo. O no? Su questo figuriamoci Maria Santissima, che grande maestra che è, se qualcuno vuole una mano, no? Sono cose importanti queste qui. Cioè, grazie il Signore ce le manda. Gli esseri umani che cosa si fanno? Ci fanno delle gentilezze, no? Ci fanno a volte dei presenti, dei regali, delle cortesie, cioè esiste la gratitudine, no? Punto primo, esiste la gratitudine con dovere di giustizia, e punto secondo, esiste l'obbligo, certamente morale, di mostrarsi contenti, perché la persona che ti ha dato il regalo è contenta se tu l'hai apprezzato, no? Se tu gli fai il regalo ogni volta te lo vedono, non te lo vedi mai addosso, dici: ma che ore da fare questa cosa? Questo non la usa mai, è brutto. Anche caricando, quindi anche esagerando, cioè così si ammazza quanto lo usa, gli ha fatto proprio piacere. Queste sono tra marito e moglie, robe di questo genere. Se imparassero a fare questo, vedrebbero un matrimonio che sarebbe un sogno a occhi aperti, anziché starsi sempre a scafoneggiare a vicenda, proprio a pungere, a ferire, perché poi queste cose fanno male, no?
fatto esempi, intanto adesso oggi forse non è il caso, forse vabbè, c'è anche questo oggi. Una buona moglie fa con tanto amore una cosa, non gli viene tanto bene, e il marito fa che schifo. Ma come che non si dice che schifo? Te tappi il naso e te la mangi, buona, tanto puoi dire buona, dice, non è che menti, no, non menti, perché tanto un bacio da qui non dice che ho niente, in quanto ente è uno, vero e buono. Eppure è bello, dice non Santo Tommaso d'Aquino, ma la scuola francescana che ha aggiunto questo quarto trascendentale dell'essere. Quindi, in quanto è buono, finito. Sotto questo punto di vista, capite bene, anche il diavolo è buono, sotto solo questo punto di vista. Perché? Perché c'ha l'essere, è una creatura che viene da Dio ed è stata creata in se stessa come buona. Punto. Adesso cioè, sappiamo che è diventata una peste bubbonica, ma c'è diventato perché l'ha corrotta lui. Ok? Quindi gli ingredienti che tua moglie ha usato per fare quella schifezza sono buoni e quindi come uno può sta pure zitto, perché già che non dice che fa schifo è meglio. Però è buono. Ma c'è una cosa buonissima, dice che è buono, bravissimo, squisito, eccezionale, eccetera, eccetera. Certo, questo se ne ciò fega, se non si può dire, se no veramente diventa una bugia. E poi ci sono le considerazioni appunto per le creature che perdono i cari. La maggior parte delle creature si abbandona al dolore per l'attacco che ha a ciò che perde. Questo non bisogna farlo. E qui dobbiamo fare un training autogeno continuo, cioè noi possiamo possedere tutto da parte del Signore, ma dobbiamo possedere tutto senza attaccarci a nulla. C'è una cosa, oggi c'è e ringraziamo il Signore, domani il Signore ce la chiede. Come ha fatto Giobbe? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, come piacque al Signore è così a noi, invece siamo tutti attaccati. Può darsi che una cosa, il nostro sogno te la lasci per tutta la vita, non te la tocchi mai, ma dentro il tuo cuore devi essere sempre pronto a lasciarla per l'amore suo, sempre. Questo è l'esempio che ci hanno dato Gesù e Maria. Per 30 anni non è mai successo niente, quindi salvo l'episodio dello smarrimento nel Tempio, dopodiché 30 anni erano fissati di vita insieme. Dopodiché è finito, c'è un'altra fase della vita terrena. Tanto poi abbiamo sempre la risorsa del paradiso, noi dobbiamo pensarci a queste cose ogni tanto, no? Perché se rimaniamo circoscritti dentro i nostri orizzonti così miseri, umani, siamo soffocati da tante cose, ma apri un po', guarda avanti, guarda, no? Qui abbiamo un tempo limitato, campassimo pure 80-100 anni, ma passeranno presto, passeranno. Poi c'è tutta l'eternità. Siamo stati tutti quanti giovani, no? Ci ricorderemo tutti quanti che questi 18 anni pare che non arrivavano mai, quando arrivano 18 anni, quando poi sono arrivati. E poi la laurea sembrava che non arrivava mai, è poi arrivata. E poi io sono stato in seminario, è un sogno, dice, quando diventerò prete, cioè diventerò, che sembrava un sogno, sembrava che non arrivava mai, e poi arriva tutto. Arriverà quel momento della morte, arriverà pure il paradiso, speriamo. Cerchiamo di fare i bravi ragazzi per non fare una brutta fine, però arriverà, no? E il Signore dice che lui dà gran premio, a parte che li sostiene, li consola a chi accetta questa sofferenza, ma dà anche un gran premio a quelli che sacrificano questi affetti, che dicono, va bene, Signore, te lo sei preso, sia fatta la tua volontà, basta, ci mettiamo un bel punto solo. Punto. E il merito è soltanto per quelli che su questo si comportano bene, dice sempre Gesù. Abbiamo l'ultimo paragrafo che dove possiamo contemplare, ecco appunto, di nuovo l'unità di Gesù che, pur sapendo tutto, chiede al Padre di manifestare la sua volontà su come vivere in questo ultimo scorcio di tempo in cui sarebbe rimasto prima. No? Cosa che molto gradisce, che ci spiega lui fa in rappresentanza del genere umano, perché la maggioranza sono disubbidienti e seguono la propria volontà, non quella divina, e quindi questi gesti lo faceva anche per riparare le nostre innumerevoli mancanze.
Grazie Signore Gesù, tutto quello che oggi si è fatto contemplare. Grazie per averci dato di nuovo uno spaccato della bellezza e della grandezza della tua e nostra madre e regina Maria. Possiamo dire con lei nella inizia questo giorno, questa novena e preparazione dell'assunta. E concedi soprattutto di imitare la sua straordinaria eccellenza per quanto possiamo e almeno qualcosa del rapporto che, unico che ella aveva con te. Magnificat anima mea Dominum, et exultavi Spiritus Meus, in Deo salutari meo, que les praxit unitate in cibo e socia, non so privata mi dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna, qui potentia est santum nomen eius, misericordiae eius, progenie progenies, dimentibus eo. Fecit potentia in braccio suo, dispersi superbos mente, cordis sui, deposit potente ste sede, ed exaltavi tumines, surientes, in plebiponis, et divides divisit in omnes. Uscevi disera il puerum suum, ricordatus misericordiae sue, sicut locutus est ab patres nostrum, salva nomen semine eius in seno. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saeculum saeculorum. Agimus tibi gratia sol nivo den steos, pro universis pontificis tuis, qui est adegna sin saeculum saeculorum. Deus te nomi sua pace vitam aeternam, laudentur Iesus et Maria, nos contro vidia, benedicat vidia.